Reazione d'orgoglio. Nella 19ª giornata del girone di D, il Città di Castello va sotto 2-0 al Carraia contro Givi Borgo, subendo in 18 minuti le reti di Tigani e Buongiorni, ma la compagine tifernate non molla un centimetro e accorcia prima con il gran destro da fuori area di Gorini, che poi nella ripresa ispira da punizione Silla, bravissimo nell'incornare a rete il 2-2. Lo stesso Silla, poi, sempre di destro al volo, sfiora quella che sarebbe stata una super remontata, ma il punto consente comunque al Città di Castello di salire a quota 26 in settima piazza e nel prossimo turno sarà il Grosseto a far visita al Bernicchi. Soddisfatto no, perché secondo me si poteva vincere, però ecco, se parti male all'inizio della partita siamo stati sotto di 2-0, però ecco, l'atteggiamento dopo è stato giusto, siamo riusciti a pareggiarlo. Alla fine, per come è andata la partita, è un buon punto. Se l'Orvietana supera 3-1 Ostia Mare e avvicina la zona play-out, non riesce a riemergere invece il Trestina, senza vittoria in campionato da 11 turni e che capitola al Casini contro Tau Alto Pascio. Non basta il momentaneo pari di Brevi ai bianconeri, già sotto di un gol all'intervallo per la rete di Capparella. E difatti il subentrato Tommaso Carcani a siglare a 7 minuti dalla fine la rete che decide la partita. Il Trestina resta quart'ultima quota 19. Domenica prossima Ostica, trasferta a Poggibonsi per la compagine di Marmorini. Ancora ci sono 15 partite, quindi al di là di quello che dice la classifica, io non mi sono mai esaltato quando dopo 8 partite avevamo 15 punti e non mi deprimo adesso, perché so che stiamo lavorando bene e che abbiamo bisogno forse di una piccola scintilla e anche di un pizzico di fortuna che in questo momento non ci sta aiutando e magari sicuramente se continuiamo a fare queste prestazioni accadrà che in una partita dove magari meritiamo un po' meno riusciremo anche ad ottenere molto di più e potrebbe essere la scintilla per aggiustare un po' le cose e per ripartire, perché sono convinto che manchi solo quello.